Amici della Gaijin, salve, sempre bentrovati. Siamo sempre qui alla Calta Comics di Caltagirone e ci troviamo in compagnia di una persona veramente straordinaria, perché è un mito, ragazzi, un mito. Quanti di voi hanno visto Big Bang Theory in TV? Alzi la mano chi l'ha visto. Perfetto. Abbiamo con noi qui Leonardo Graziano. Ciao a tutti. Ciao. Ovvero il doppiatore di Jim Parsons, ovvero Sheldon Cooper. Perfetto, tu lo sai che alla fine ci dovrai fare Penny? Penny? Obbligo, d'obbligo. Penny? 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 Hai visto, te l'ho fatto all'inizio. Ragazzi, è da pelle d'oca, giuro. Allora, una cosa, quando hai iniziato la tua carriera come doppiatore e quanto è difficile fare il doppiatore? Allora, ho iniziato... Sì. Ho iniziato tanti anni fa, sono passati 16. Prima facevo teatro, quindi facevo il mestiere dell'attore, poi sono specializzato anche nel doppiaggio. E quest'anno chiudo il 15° anno di età e sono molto felice perché è un bel traguardo, devo dire, è un bel anniversario. E devo dire che il mestiere che ho scelto è una branca dell'attore. Sì. Quindi praticamente si è prima ovviamente attori e poi doppiatori. I doppiatori si specializzano con una recitazione particolare al microfono, ma non sono altro che degli attori dietro un leggio e dietro uno schermo. Allora, io trovo che rispetto alla recitazione sia più difficile il dover doppiare piuttosto che stare lì e magari vivere quelle emozioni, anche se finte, da copione, però è sempre, credo che sia più spontaneo, mentre farle attraverso il volto di altri diventa un po' più complicato. In che cosa consiste la tecnica base per poter diventare doppiatore? Esatto, hai preso proprio il punto. Proprio perché nel doppiaggio non si usa il linguaggio del corpo, non si usa non si usa il corpo stesso oltre il linguaggio del corpo, è più complicato perché con la voce devi rendere tutte le emozioni come se le stessi recitando. Quindi non solo fai un servizio di riproduzione delle emozioni che sono state provate dall'attore che ha interpretato il ruolo, ma devi anche farlo soltanto utilizzando come mezzo la voce. Certo. Perché quando noi registriamo siamo anche in una sala chiusa che registra ogni minimo rumore, ogni minima sottigliezza. Quindi cosa succede? Che dobbiamo stare fermi al leggio, non ci possiamo muovere, non possiamo quindi interpretare, non possiamo mimare, cioè tutto nei limiti, cioè, possiamo fare qualche gesto, sì, ma tutto nei limiti di una silenziosità, perché altrimenti viene captata dalla macchina e viene registrata. Quindi è un mestiere molto complicato perché devi riprodurre, adattando all'italiano, ciò che un altro attore già ha fatto, che non significa un'imitazione o una, che ti posso dire, un'imitazione di quello che è stato fatto, ma una riproduzione, un adattamento nei canoni italiani della lingua italiana di ciò che è stato fatto già in originale. Ti faccio un esempio. Sì. I giapponesi quando doppiano sono molto enfatizzati. Sì. Anche troppo per un discorso di riproduzione nel doppiaggio. Infatti noi non facciamo una traduzione, noi facciamo un adattamento al doppiaggio e quindi riproduciamo poi i sensi e le emozioni che hanno dato gli attori. Sì. Ovviamente in una chiave che non deve cozzare con il doppiaggio italiano, cioè deve essere tutto riportato a una forma più possibile uguale all'originale, ma con dei criteri che non vanno a intaccare il doppiaggio italiano, quindi con dei criteri del tutto assolutamente precisi. Se uno strillo è fatto in un certo modo, esasperato in giapponese, in italiano è fatto nello stesso modo per dare l'emozione, ma viene ricreato in maniera diversa. Certo. Questo succede in qualsiasi doppiaggio, cioè noi facciamo esattamente una riproduzione delle emozioni. Che è una cosa praticamente complessa da morire. Tutti pensano che noi facciamo un'imitazione, in realtà il doppiaggio è una traduzione, cioè rendere in italiano ciò che è stato fatto da americani, inglesi, francesi, giapponesi, cercando di far arrivare a tutti il significato di quella cosa, perché con i sottotitoli non sarebbe possibile. Assolutamente. Tu hai detto... Non inventiamo nulla, tra l'altro, noi facciamo sempre quello che, insomma, diciamo nella maggior parte dei casi, quello che è stato fatto.
fatto da loro, cerchiamo di essere assolutamente fedeli all'originale, non inventiamo. E questo è il nostro lavoro. Ok, tu hai detto che stai per chiudere il 15° anno di attività come doppiatore. Posso chiederti qual è stato il tuo personaggio di inizio? Il mio personaggio di inizio è lassù, Icky Terrio dei Medaroth. È stata la prima serie animata che io ho doppiato da protagonista. Non è stata la prima cosa che ho doppiato, ma la prima serie lunga dove vinsi un provino con Rai 2, e sono molto legato a lui, perché anche se è una serie che non è più, credo, diritti Rai e non replicano più, è un personaggio a cui io sono molto molto legato. E ovviamente, questo come primo personaggio. E invece il personaggio tra quelli che tu hai doppiato, quello che ti ha, non lo so, che è più vicino al tuo carattere, col quale ti sei divertito di più, quello che hai provato più piacere a cui hai provato più piacere a dar voce, chi è? Me la fanno spesso questa domanda e ultimamente rispondo, no, anzi, spesso rispondo che non ho un personaggio preferito. Io sono attaccato a tutti i personaggi che faccio, ognuno di loro ha una parte di me, e io ho una parte di loro, nel senso che sono legato a ognuno di loro, non riesco a sceglierli. Terriermon, vedo, dei Digimon, fu una serie bellissima, mi divertivo tantissimo a farlo. Coco delle Pretty Cure, che poi diventava umano, mi divertiva. Cioè, anche personaggi minori che io ho fatto come questi, sono nel mio cuore. Non posso dire solo Naruto, solo Sheldon Cooper. Ci sono anche dei personaggi di nicchia che ho doppiato a cui sono legatissimo. Feci un cattivo nei Cavalieri dello Zodiaco che si chiamava Papillon, che credo che sia, ci sia anche lassù, eccolo là, quello con la... E poi c'è stato il ruolo di Frankie in One Piece. Diciamo che oltre a quelli più grandi, quelli che mi hanno portato forse un po' più... Io canto assolutamente, perché ci piace. E vabbè, ma questo è il bello della diretta. E poi c'è stato Killua, per esempio, anche lui, che non me lo ricordo mai, effettivamente negli Hunter x Hunter è stato un bellissimo personaggio. Sono legato a ognuno di loro mi ha dato qualcosa e io ho cercato di differenziarli e di portarmeli tutti nel cuore. Poi certo, per carità di Dio, personaggi come Sheldon Cooper, come Naruto e come tanti altri, sono quelli che probabilmente hanno portato magari un po' più alla luce il mio essere doppiatore, però non ho un personaggio preferito, li preferisco tutti, li adoro. Allora, tutti. Io ti dico la verità, quando ti abbiamo visto sapevamo che c'eri tu, eravamo presi da, attualmente io credo che Sheldon Cooper è la persona che rappresenta un po' tutti noi, tutti i nerd nascosti, sì, eccetera. Hai delle manie? Io? Sue oppure no? Delle manie, no vabbè, certo, ma anch'io come tutti abbiamo delle manie, non so se sono sue, certo non mi siedo allo stesso posto come si siede lui sul divano, questo no, però anch'io sì, assolutamente ho delle manie precise, per esempio vado in palestra, faccio aerobica, step, mi diverte il coreografico, mi metto sempre allo stesso posto anche lì, cioè cerco, ci sono delle cosine che faccio anch'io, esasperate come quelle che fa Sheldon, no, però come ognuno di noi, cioè, mi piace tornare la sera, nessuno mi toglie il fatto che devo cucinare, lo devo fare io, ho delle sane abitudini regolari che devo fare io, non riesco a farne a meno, sono delle abitudini, manie precisamente no, mi piace fare tante cose, cerco di con regolarità di farle. Non hai la lavanderia di martedì? No, io faccio lavatrice in continuazione, le faccio tutti i giorni, quindi proprio non c'è una mania precisa, ho tante piccole abitudini che forse fanno una mania, insomma. Allora, hai qualche piccola chicca, qualcosa, qualche novità all'orizzonte? Novità? Dunque, di novità abbiamo ripreso Big Bang da poco, perché c'era Famma Fermati, se non sbaglio, la puntata numero 8 della nuova stagione. Sì. E c'è una novità enorme, abbiamo finalmente concluso, e lo posso dire, il doppiaggio del film di Naruto 8 e del film... se non sbaglio 7, quindi 7-8, perché il 9 è quello che hanno mandato al cinema, sì, questo inverno, quindi il doppiaggio 7 e l'8 molto belli, faranno degli eventi in
almeno dunque in due weekend diversi, faranno la stessa, diciamo lo stesso evento che hanno fatto per il film di Naruto per l'8 dicembre, e perché pare siano andati molto bene, insomma sono stati abbastanza, diciamo sono stati accolti positivamente dalla critica. Naruto è un mito. Naruto è un bellissimo personaggio, devo dire che mi piace moltissimo doppiarlo, e quindi questi film sono la chicca in anteprima. Poi ho fatto, sto facendo un paio di serie nuove, The Originals, non so se lo conosce, una sui licantropi, dove doppio il personaggio di Oliver, e sempre un personaggio che si chiama Oliver, l'ho doppiato adesso in una serie bellissima, dove ringrazio la Pumais e Stefano Benassi che mi ha distribuito, se non sbaglio Disney o ABC, comunque una serie di queste, che vanno da Sky, e si chiama How to Get Away with a Murder, che è Le regole del diritto perfetto. Ho doppiato un personaggio fuori dai miei canoni, completamente diverso da tutti i personaggi che ho doppiato, e mi sono divertito moltissimo. Le regole del delitto perfetto si chiamerà in italiano, e credo stia già andando in onda, o insomma vada in onda una volta a settimana. Poi c'è Parenthood, dove ho il nuovo personaggio che entra nella sesta stagione di Chris, e poi Glee, nella sesta stagione entra il mio personaggio inglese che è Mason, questa è una chicca in anteprima. Abbiamo concluso da poco il doppiaggio di Voletta, dove faccio Beto, e abbiamo invece iniziato un personaggio, sempre una telenovelas brasiliana, simil Violetta, dove faccio il personaggio di Pingo, che è questo cuoco ciccione molto divertente, molto impiccione, anche questo un ruolo un po' particolare che non spesso faccio, e mi diverto moltissimo perché è una soppopera divertente, sempre per ragazzi. E di cartoni animati ce n'è uno bellissimo, si chiama LBX, sto facendo la seconda stagione, dove doppio Kazuya. È una serie molto adulta che parla di anche di cose, temi, sì, è disegnata diciamo in maniera abbastanza digimoniana, poi, però ha delle tematiche adulte, di complotti, di intrighi a livello di conflitti all'interno di uno stato, quindi è particolarissima, cioè sono rimasto anche basito nell'apprendere che poi è una serie indirizzata per bambini, quando ci sono questi intrighi, ma a livello di organizzazioni quasi massoniche all'interno di una società ambientata, se non sbaglio, nel 2030-2040, e si chiama LBX, Little Battle Brawlers, che no, Little Battle Experience, ecco, che va in onda credo su K2. Mi diverte moltissimo, una serie nuova che invece ho concluso la prima stagione da poco, dove doppio il tenente Eye Contact, in una serie che si chiama Jamie Mamma i Tentacoli, una serie divertentissima, sì, stile fantagenitori, e io faccio questo cattivo che è una sorta di alieno multioculare con tanti occhi, che è dentro una sfera con delle zampette da ragno, che trama, ma in realtà è molto glamour e alla moda, e si arriva sulla Terra per rapire questo fa ridere da morire. Trama per rapire questo Jamie, questo alieno che è scappato sulla Terra, si è rifugiato, e loro diciamo sono di questa organizzazione che ha il compito di riportarlo sul proprio pianeta, e io faccio questo personaggio che sembra cattivissimo, ma in realtà si adatta perfettamente alla vita terrestre, ed è molto glamour, legge le riviste di moda, si traveste, mette le parrucche, si veste da donna, da uomo, e mi sento male, mi diverto. E poi il bello di questa serie è che, a differenza dell'originale, ogni volta che lui si traveste cambiamo la voce. Quindi anche in una puntata, possiamo fare anche due o tre voci diverse, a seconda se fa la donna, fa la vecchia, fa la bambina, fa la signora di una certa età, fa tutto, fa il cowboy, e poi lo ritrovi a fare. No, guarda, mi diverto da morire. Per un attore poter variare così tante volte la voce è difficilissimo, ma è bellissimo, perché è una sfida continua. Ok, allora non ti trattengo a lungo, un'ultima domanda. Sì. A quanti di loro si volessero avvicinare a questo mondo qui del doppiatore? Sì. Di solito se vuoi fare l'attore ci sono i casting, se vuoi fare, non lo so, per qualsiasi cosa, bene o male ti danno delle indicazioni, ma per diventare doppiatori cosa bisogna fare? Allora,
Do un consiglio a tutti quelli che vogliono fare questo lavoro, che è un lavoro complicatissimo, difficile da fare, ed è un lavoro che non tutti possono fare, perché è come un artigianato. Mm-hmm. Faccio questa premessa non per scoraggiare le persone, ma soltanto per far capire realmente le difficoltà nel fare questo tipo di mestiere. Per fare questo lavoro bisogna essere attori, quindi noi non studiamo doppiaggio, noi studiamo recitazione. L'attore non è altro, il doppiatore non è altro che un attore prestato alla recitazione a microfono. Ok. Quindi consiglio sempre a tutti quelli che vogliono intraprendere questa carriera una buonissima scuola di recitazione. Quindi studiare tanto, fare teatro. E piuttosto che buttare magari soldi in scuole che promettono magari determinate cose e non sono forse la via migliore, consiglio sempre di farsi una buona preparazione a livello recitativo. Chi studia, recita, ha più possibilità per diventare un doppiatore, perché non siamo altro che degli attori che a un certo punto della loro carriera si specializzano anche nel doppiaggio. Bisogna, e lo dico sempre, bisogna insistere sul discorso della recitazione. Molti mi dicono, ah, una bella voce, mi dicono che ho una bella voce. Non serve avere una bella voce, ci sono tantissime brutte voci che hanno fatto, che sono diventate meravigliose al leggio, che hanno fatto la storia del doppiaggio, perché interpretavano dei ruoli che cambiavano ovviamente da così a così, e tante bellissime voci che invece non hanno fatto carriera. Quindi quando vi dicono hai una bella voce, diffidate. Pensate sempre, hai una buona base di recitazione, perché non provi a fare l'attore? Cioè, mi fiderei più di qualcuno che dice questo. Ok. Allora, è stato un piacere incontrarti. Grazie. Credimi, è stato straordinario. Ovviamente noi speriamo di rivederti ancora, risentirti ancora e ritrovarti ancora. Speriamo, sono i prossimi 90 anni. Ovviamente prima di chiudere, no, io speravo qualcosa prima. Sì. Prima di chiudere, un saluto ai nostri amici che sono dall'altra parte, agli amici della Gaijin. Sì. E un basinga a tutti. Basinga? Questo ovviamente è per tutti. Allora, un saluto a tutti gli amici della Gaijin. Grazie. Grazie di questa intervista, grazie a tutti. Vi saluto e vi mando un... E vi mando una sorpresa. Tecnica della moltiplicazione del corpo! Ciao! Ciao ragazzi!